Bentornati su Gizmo.it. Oggi torniamo a parlare di Apple Watch Serie 6, che è questo, ovviamente, come avete riconosciuto, quello protagonista del già il nostro video che abbiamo comprato, aperto, unboxato e attivato e anche recensito. Trovate tutto sul nostro canale. Però oggi proviamo a personalizzarlo un po', non in termini di app, ma in termini di hardware con i prodotti cellular line, ossia con l'Urban Band, che è un cinturino bellissimo, colore verde Tiffany, l'ho scelto proprio apposta perché è bellissimo, con il Time Glass, ovvero il vetro protettivo arrotondato che poi vedremo montato, e con il Power Dock, ossia Wireless Power Dock, ossia il sistema di caricamento dell'Apple Watch, ma in salsa cellular line. Ora, come vedete, i prodotti sono arrivati da poche ore, sono ancora sigillati, quindi insieme a voi non solo li toglierò dal pacchetto, ma proverò anche a montarli sperando che vada tutto liscio. Allora, partiamo dal più facile. Questi li lascio qui, così si vedono. Partiamo dal più facile, l'Urban Band. Per prima cosa tagliamo con la mia micro katana il sistema di sicurezza Urban Band. Doppia misura, ovviamente. Ora, doppia misura, io credo che se sono come le misure dei modelli originali di cinturino di Apple, avrò bisogno della ML. Quindi montiamo la parte superiore. Ok, la parte inferiore. Perfetto. Prima personalizzazione fatta, Urban Band. Questo è invece il modello un po' più corto per chi magari ha il polso un po' più piccolo. Urban Band montato. Ok, poi secondo passaggio di personalizzazione. Secondo passaggio di personalizzazione, mettiamo il vetro protettivo per il display dell'Apple Watch. Apriamo. Time Glass. È questo prodotto qua. Non fatevi disorientare dalla serie 5, 4, è la dimensione della cassa che conta, perché tanto la cassa è rimasta uguale. Questa è quella da 44 mm. Seguiamo le istruzioni per montare il time glass, ovvero prima cosa puliamo tutto. Questo è fondamentale, il Dust Removal è praticamente questa specie di appiccichino, come direbbe mia figlia, questo adesivo che serve per togliere i frammenti di polvere magari un po' più grossi sul display. Ok, quando è sufficientemente pulita, prendiamo la cassa, cioè il time glass che andrà messo, immagino, in questa dimensione, in questa direzione. Ok, quindi step 1, togliamo quello dietro e lo appoggiamo. Step 2, togliamo questo. Poi con questa spatola
aderito perfettamente, e quindi questo è un vetro protettivo dello schermo, senza particolare rifrazione perché l'umidità è rimasta uguale, anche il funzionamento, chiaramente i tasti non vanno a incidere in alcun modo il loro funzionamento con la presenza dello schermo protettivo, del time glass. La curvatura segue perfettamente quella della cassa dell'Apple Watch. Ok, vi do qualche caratteristica, vediamo cosa dice: display curvo, anti-finger, quindi praticamente come vedete non fa vedere le ditate. È un vetro resistente, che secondo me è una gran cosa, soprattutto se l'avete nuovo, perché insomma, si può dire tutto dell'Apple Watch che è bello, che è elegante, eccetera, ma resistentissimo no. Il glass è un consiglio che vi do per migliorare la resistenza al vetro dell'Apple Watch serie 6 o di qualunque serie, questa è addirittura la 5.4 perché sono lo stesso design. Infine è arrivato il momento di ricaricarlo in maniera un po' più comoda rispetto a quello che magari fornisce di serie Apple. Apriamo la scatola, eccola qui, la nuova base di ricarica, che ha questo stativo che permette di tenere l'Apple Watch in senso orientato così, quindi in senso verticale. Questa è la base classica dell'Apple Watch, quindi il solito meccanismo a magnete. Lo inseriamo all'interno di questo supporto in gomma, lo colleghiamo alla corrente. Fatto vedere nella serie il nostro nuovo Apple Watch Series 6 ripersonalizzato, riconfigurato come piace a noi. Abbiamo aggiunto l'Urban Band, questa Time Glass, il vetro protettivo per il display touchscreen dell'Apple Watch Series 6, e il nuovo Power Dock, wireless Power Dock per caricare Apple Watch.